Euroregione News. Brindare alla salute. Cantine aperte solo in Friuli Venezia Giulia. Presentata ufficialmente per Euroregione News la nuova edizione di Cantine Aperte dall'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini con la presidente del Movimento Turismo del Vino FVG Elda Felluga e Massimo Del Mestre. Beh, questo è il Friuli che riparte, un Friuli provato dalla pandemia, ma un Friuli che, come in altre occasioni, sa rialzarsi, sa guardare soprattutto al futuro. Questo è un evento ormai storico per la nostra regione, questo è un evento che ha dato al Friuli Venezia Giulia, ai suoi organizzatori e ai fruitori dell'evento stesso molte soddisfazioni, quindi davvero mi compiaccio con chi lo sta organizzando e sono assolutamente sicuro che anche l'edizione del 2020 sarà un'ottima edizione. 28esima edizione di Cantine Aperte, certamente un'edizione speciale, un'edizione che riparte dal nostro territorio, il Friuli Venezia Giulia, ma in una formula logicamente diversa. Da una parte virtuale attraverso i social, questo ci aiuta proprio a tenere i contatti, diciamo, con tutti i nostri appassionati a livello nazionale e anche non, e anche una certa continuità con tutte le aziende dal nord al sud. Ma il Friuli Venezia Giulia ospiterà anche, torniamo agli enoturisti, ecco, i nostri appassionati che avranno un'occasione un po' particolare, speciale questo weekend di vivere l'esperienza soprattutto nel vigneto, perché è questo che vogliamo lanciare quest'anno, più che Cantine Aperte, una prima edizione di Vigneti Aperti, un omaggio alla nostra viticoltura, alle nostre aziende agricole che non si sono mai fermate in tutto questo periodo, e quindi una ripartenza tutti assieme e con la possibilità di conoscere la storia di ogni azienda, di quello che sta dietro logicamente a un'etichetta, dentro un bicchiere di vino, raccontata questa storia dei grandi protagonisti della viticoltura friulana. Beh, abbiamo veramente faticato molto, grazie insomma comunque anche agli ordinamenti, gli ultimi ordinamenti della regione, abbiamo potuto pensare, ecco, a un'edizione, come dico, prudenziale, attenta, nel rispetto delle regole, però una cosa molto bella perché obiettivamente porta attenzione nuovamente a una formula che io trovo importantissima anche nel futuro, che è quella dell'enoturismo, per cui un viaggiare e vivere un'esperienza più diretta, indubbiamente calata su un territorio meraviglioso come quello del Friuli Venezia Giulia, sulle nostre colline, e alla scoperta logicamente del piacere anche di quello che un vino, un prodotto tipico, insomma, può rappresentare in questo percorso, in questo viaggio di sensi, in questo viaggio logicamente del gusto. Ecco, quindi indubbiamente felici di questo, sono cantine che si mettono in gioco, felici di poterlo fare, siamo un po' tutti emozionati, un po' come tornare a scuola, devo dire la verità, però ripeto, sempre con quell'attenzione e con quella prudenza che logicamente questa fase molto delicata ci richiede. Quindi piccoli gruppi, quasi individuali, che si gestiranno logicamente nell'arco di una giornata intera, con la possibilità comunque di conoscere da vicino le nostre bellissime aziende. Quindi questo è l'augurio più bello, e l'augurio che facciamo a tutti di una ripresa veloce, è una ripresa tutti assieme. Desidero anche ricordare la cena col vignaiolo, che invece continua ad avere la sua tradizionale appuntamento con la ristorazione, per cui dove i vignaioli possono poi accompagnare questi piatti eccezionali nel racconto di quello che è il proprio vino. Quindi a cena col vignaiolo, certamente prenotazioni, ricordo anche per chi vuole sapere di più www.cantineaperte.info, ecco, dove avrà tutte le delucidazioni e tutte le informazioni del caso. Siamo venuti a confrontarci anche con l'assessore Bini, l'evento sta partendo, abbiamo fatto un miracolo, saranno oltre 40 cantine che aderiranno, che parteciperanno a Cantine Aperte Insieme, 30 e 31 maggio, questo weekend. E una cosa molto importante, chiediamo responsabilità a chi visiterà le cantine, chiediamo di prenotare, lo consigliamo vivamente, chiediamo
Insomma, quell'ordinanza che il governatore Fedriga 10 giorni fa ha dato, quindi sulla ristorazione, sull'alloggi, sui musei, lo abbiamo cercato di applicare nel cantine. Quindi sarà un cantine aperto in sicurezza. E andate sul sito, potete cantineaperte.info, potete vedere tutte le possibilità che quest'anno abbiamo sviluppato. È stato molto difficile, siamo l'unica regione in Italia che è riuscito a farlo, e ci tengo a dirlo perché voglio ringraziare proprio i nostri associati che ci credono. Questo è proprio un concetto importante, la nostra friulanità, magari non siamo bravissimi a raccontarci, ma a fare lo siamo, e questa volta l'abbiamo dimostrato. Parlando con la Presidente ho detto: Elda, questo è l'esame dopo 20 anni, quindi abbiamo cercato di portare questo risultato. Ringrazio anche tutte le collaborazioni, le istituzioni, ringrazio anche lo sponsor Civibank, la Presidente, che hanno creduto nel Movimento Turismo del Vino e in Cantine Aperte. E questo è solo l'inizio di questo anno particolare. Abbiamo capito che il turismo nostro, il turismo slow, il turismo individuale, il turismo a questo punto di prossimità sarà la risposta. Lo credevamo prima, adesso ne siamo convinti. Buon cantine aperte. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.